dispositivi medici sono un settore industriale relativamente nuovo nel nostro paese, hanno meno di 50 anni, ma sono un settore che è in costante crescita e nonostante il trend negativo della crisi economica ha maturato margini molto alti di produttività e sono fortissimi nel settore dell'export. E ci sono più di 3.000 aziende con 60.000 addetti, sono aziende medio-grandi, quindi si rientrano nel contesto tipico del settore industriale italiano, ma sono aziende che hanno un alto tasso di innovazione. Come trattenere sul nostro territorio questa ricchezza? Investendo in ricerca, perché si basano e lavorano grazie anche alla ricerca, al tasso di innovazione interno, ma anche alla ricerca clinica che accompagna il lavoro dei dispositivi, rendere più facile e agibile dal punto di vista burocratico l'azione di questo settore industriale, e il sistema sanitario deve guardare a questo settore come un'opportunità e non soltanto come un costo. Quindi da una parte dobbiamo rendere il nostro sistema sostenibile e competitivo, dall'altra parte anche nel settore interno dobbiamo riuscire a dare ai nostri pazienti la possibilità di accedere ai dispositivi più moderni e più tecnologici.